Ciao ragazzi, in questo video vorrei spiegare l'espressione mettere a frutto. Perché ho scelto questa espressione? Perché di recente mi è stato chiesto su un commento di spiegare questa espressione e allora ho detto perché non accontentare subito la richiesta con un video dedicato. Sapete che a me piace tantissimo realizzare per voi i video sulle espressioni comuni perché penso anche che possano essere molto utili per imparare l'italiano che si parla tutti i giorni. Mettere a frutto qualcosa, che cosa significa? Significa semplicemente fare uso di qualcosa, ma non semplicemente farne uso in maniera vantaggiosa, quindi avvalersi di qualcosa. Sembra complicato, ma vediamo subito un esempio esplicativo. Quando un giovane entra nel mondo del lavoro, può mettere finalmente a frutto tutto quello che ha imparato nel corso dei suoi studi, quindi può avvalersi delle sue conoscenze, può fare un buon uso di tutto ciò che ha imparato, mettere a frutto. Si dice in italiano molto spesso mettere a frutto la propria esperienza. Immaginiamo di dover fare un grosso lavoro e quindi diciamo mettiamo a frutto tutta la nostra esperienza, quindi cerchiamo di avvalerci di tutta la nostra esperienza, cerchiamo di farne un buon uso, di mettere in pratica anche in un certo senso tutto quello che abbiamo imparato e che sappiamo fare. Un altro esempio. Per realizzare questi video di grammatica e di lingua italiana, io sto mettendo a frutto tutto quello che ho imparato a scuola e anche un po' dall'esperienza, perché a forza di fare video imparo sempre di più a realizzarli nel miglior modo possibile. Quindi mettere a frutto, avvalersi di qualcosa, fare l'uso migliore di qualcosa, di un'esperienza, di una conoscenza, di una preparazione, insomma, qualsiasi cosa. Spero che il significato sia abbastanza chiaro, ma ricordatevi che per qualsiasi chiarimento sono sempre disponibile sulla pagina Facebook e anche qui su YouTube. Fate tanti esercizi per allenare il vostro italiano sul sito www.impariamoitaliano.com e ci vediamo al prossimo video.